È per me un'emozione molto forte quella di essere qui tra voi. Di aver potuto ascoltare le parole così importanti e così impegnative e quella di poter rivolgervi un pensiero e un augurio in questo giorno, in questa festa così importante. Quando gli ebrei insorsero contro il tentativo di dissacrare il Tempio di Gerusalemme, difesero il carattere di centro del monoteismo ebraico, di preservazione della nazione, della libertà e in definitiva della stessa identità. Quel momento, oggi momento di festa così bella, impegnativa, festa che ci accomuna tutti, è un momento dal quale io voglio trarre, caro Bibi, una considerazione, che è una considerazione che vale per tutti gli italiani di oggi. Ho avuto modo in questi 7 mesi, lo sapevo già, ma in questi 7 mesi ho avuto modo ancora di più, di capire e apprezzare l'importanza per l'intero paese della comunità e delle comunità ebraiche italiane. Un servizio che è un servizio importante per tante ragioni sociali, che non sto qui a ricordare, ma che tramite i presidenti, il presidente Pacifici, il presidente Gattegna, che abbiamo ascoltato, sono così regolarmente e continuativamente riportate all'attenzione del nostro Paese. Ma le comunità ebraiche italiane svolgono un insostituibile ruolo di attore morale del nostro Paese e della nostra società. È un inestimabile contributo in un Paese come il nostro, che fa molto presto, troppe volte, a perdere la memoria, a sapere che il futuro si basa sulla memoria. E l'inestimabile contributo che le comunità ebraiche italiane danno al nostro Paese a mantenere viva la memoria della Shoah innanzitutto, mantenere viva la memoria della necessità di tenere alta la guardia rispetto a ogni forma di discriminazione, xenofobia, razzismo, intolleranza. È un contributo importantissimo questo, è un contributo fondamentale che non vale solamente, e già sarebbe molto, per la preservazione dell'identità di una comunità, ma vale come contributo morale per un intero paese, in un tempo molto particolare quale quello che stiamo vivendo.